amici che stanno da questa parte del tavolo, alla stampa, agli amici che ci seguono via streaming e tutti coloro che comunque in qualche modo hanno collaborato e stanno collaborando per questa 23ª edizione di Ragusa nel mondo. Un grazie in particolare alle istituzioni presenti, vado in ordine di tavolo, al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Reginato, al sindaco di Ragusa, Piccitto, al sindaco di Comito Spadaro, al vicepresidente della Camera di Commercio, Chiaramonte. E naturalmente un grazie alla Università Pegaso che ci ospita per questa conferenza stampa. Quella di quest'anno è la 23ª edizione del Premio Ragusano nel Mondo, ma è anche l'edizione che corona 25 anni di vita della nostra associazione. Come sapete, proprio nei mesi scorsi abbiamo celebrato questo avvenimento e per noi chiaramente è molto importante, perché un'associazione che si basa sul volontariato, che è nata per svolgere questo ruolo di collegamento tra la Ragusa di Sicilia e i ragusani sparsi nel mondo, che questa associazione raggiunge 25 anni di vita, è un traguardo molto importante, l'abbiamo voluto sottolineare, e l'edizione di quest'anno del premio sarà un'edizione, come adesso poi dirà il nostro direttore Sebastiano D'Angelo, sarà un'edizione molto particolare, molto spettacolare, e che sicuramente sottolineerà anche questi 25 anni di vita della nostra associazione. Quindi io ringrazio gli sponsor pubblici e privati che ancora una volta hanno contribuito a questa edizione del Premio Ragusa nel Mondo. Avete visto già i manifesti della banda dell'Arma dei Carabinieri dei Nomadi, comunque vi dirà qualcosa di più sicuramente Sebastiano. Io ringrazio tutti, ripeto, per la vostra presenza e per il vostro aiuto, e mi auguro che anche quest'anno il Premio Ragusano nel Mondo costituirà un'occasione per ritrovarsi per la nostra comunità, un modo di trovare ancora una volta il filo grande, robusto, che unisce questa nostra comunità alle tante comunità ragusane sparse nel mondo, all'estero e in Italia. Grazie ancora a tutti. Pochissime parole per dirvi che noi oggi non sveleremo i nomi dei premiati, ci riserviamo di farlo in una successiva conferenza stampa, ma parleremo solo dell'altissimo livello istituzionale e spettacolare di questa manifestazione. È la numero 23, un numero particolare che merita di essere celebrato. Devo dire anche che quest'anno c'è stato un concorso eccezionale da parte degli enti pubblici, il comune di Ragusa, il comune di Comiso. Io vorrei pubblicamente ringraziarle, unitamente anche alla Camera di Commercio, che ci è stata sempre vicina, ma senza dimenticare anche il concorso delle aziende private, i cui nomi sveleremo successivamente nel corso delle prossime settimane, che assicurano un sostegno fondamentale, indispensabile per mantenere altissimo il livello della manifestazione, il livello organizzativo. L'abbiamo già detto in qualche parte, l'abbiamo anticipato sui social, la manifestazione di quest'anno godrà del ritorno prestigiosissimo della banda dell'Arma dei Carabinieri, che proprio l'altro ieri abbiamo avuto modo, qualcuno di voi, io personalmente sono stato invitato a Roma, di godere nelle reti nazionali di un bellissimo concerto che hanno fatto il 31 maggio al centro congressi Le Nuvole Fuxas, realizzato, ideato, ecco, sul progetto del famoso architetto. La banda sarà qui per due spettacoli. Inizieremo la kermesse giovedì 3 agosto a Comiso, nella piazza Fontadiana, e poi chiuderà la sua nuova apparizione in provincia di Ragusa nel corso della serata del premio, che vi prego, ecco, tutti di attenzionare, sarà non più il sabato ma il venerdì 4 agosto, sempre qui in Piazza Libertà. Quindi il 4 agosto, 23ª edizione del premio, la prima parte cerimonia dei premiati, ci sarà come sempre anche l'intervento artistico di Pepparezzo e gli artisti che ruotano attorno a lui, poi in seconda serata il concerto della banda. La chicca di quest'anno, sono due chicche, due novità, è rappresentata anche da un evento
che richiamerà, presupponiamo in base anche ai precedenti, in Piazza Libertà, come si dice, il pubblico delle grandi occasioni, è il concerto dei Nomadi, un gruppo che ha compiuto i 50 anni, ma è come se fosse nato l'altro ieri, perché ha un affetto non solo da parte delle generazioni degli anni 70-80, ma anche delle generazioni degli anni 2000. Sarà un grande evento, l'ingresso è libero, ci viene reso possibile, oltre che dal contributo del Comune di Ragusa, anche con l'intervento di alcune primarie aziende, e quindi riteniamo, insomma, che sia davvero un bel modo di chiudere questa kermesse. Come Comune continuiamo a sostenere l'iniziativa Ragusa nel Mondo, l'abbiamo fatto negli scorsi anni, lo facciamo anche quest'anno con, devo dire, anche uno sforzo ulteriore, perché le iniziative che sono state adesso detto sono iniziative di assoluto valore, e quindi anche come Comune abbiamo voluto anche in questo dare un ulteriore contributo, un'ulteriore mano d'aiuto per una manifestazione che ormai è entrata, diciamo, nella tradizione della nostra città. Questo, diciamo, non lo scopriamo certamente oggi. Ragusana nel Mondo è una manifestazione che consente alla città di proiettarsi su scala internazionale, e nella premiazione delle eccellenze ragusane che si sono fatte valere fuori c'è di fatto anche la premiazione di una città che è in grado di crescere, di svilupparsi, di generare personalità importanti che ovunque si fanno valere. Ovviamente l'auspicio, questo lo diciamo spesso negli anni, è che sia anche di stimolo alla nostra città, alla nostra realtà, perché poi la cosiddetta fuga dei cervelli venga limitata al minimo, però ci sia poi un ritorno importante anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista di professionalità, che poi ritornino nella nostra città e che consentano alla nostra città di crescere. Quindi è una manifestazione in questo senso che fa da motore anche dal punto di vista economico e culturale, quindi come tale ha un valore in sé. Ovviamente io faccio i complimenti in primis agli organizzatori, al presidente Franco Antogio, a Sebastiano D'Angelo, che da anni seguono l'iniziativa, la sostengono con chiaramente grande difficoltà, anzi ha avuto un'evoluzione poi via via sempre più importante. Quindi tutto il direttivo dell'associazione lo voglio ringraziare in modo particolare, perché 25 anni di vita, scusate, significa comunque avere una struttura e una consistenza importante, quindi avere delle buone basi, quindi in questo va dato loro merito. Ovviamente io sono anche contento e lieto di avere la banda dei carabinieri a Ragusa, sarà anche appunto a Comiso, quindi per noi è davvero una vetrina importante, quindi ringrazio anche in questo senso la disponibilità della banda tramite il colonnello Reginato, che in questo si è fatto supporto e promotore anche dell'iniziativa stessa. Quindi per noi è chiaramente come città un piacere, un onore avere la banda dei carabinieri, che è un'istituzione di assoluto valore, e quindi anche in questo siamo particolarmente contenti. Buongiorno a tutti, e devo dire che sono molto felice per molteplici ragioni. Il fatto che diciamo, la banda dei carabinieri, che come mi hanno detto gli addetti ai lavori, sarebbe la rockstar nel suo genere a livello internazionale, faccia l'overture a Comiso, è davvero qualcosa di prestigiosissimo. E quando il colonnello quel sabato mattina venne a proporci, diciamo, questa opportunità, insomma, abbiamo fatto di tutto perché questo accadesse, e infatti ci siamo riusciti, perché è bellissimo che questa banda, come dire, mostri le sue qualità e lo faccia in una delle piazze, lasciatemelo dire con un pizzico di orgoglio, più suggestive, insomma, nel panorama siciliano. Siamo felicissimi perché ci incastoniamo anche in un'avventura ben più ampia e longeva. Complimenti, anzi, perché ha raggiunto il quarto di secolo l'associazione Ragusani nel Mondo, e senza che si percepisca alcuna nuance di stanchezza. Questi sono veramente con l'elisir della giovinezza anche nello spirito, perché dopo 25 anni questa manifestazione continua a rappresentare un punto di qualità e un punto qualificante per l'intero territorio. Certamente è una vetrina che permette alla
territorio ragusano, all'estremo lembo della Sicilia orientale, come lo chiamava Bufalino, di essere vista anche, questo territorio di essere visto anche su altri scenari, diciamo, su altri palchi. Abbiamo già avuto, e questo ci interessa molto anche da un punto di vista turistico, abbiamo avuto la fortuna che questo territorio sia stato scelto come location principale di Montalbano e che se ne dica, diciamo, questa avventura, questa fiction ha fatto in modo finalmente, ed era ora, che questo territorio non solo fosse scoperto a qualsiasi livello, ma fosse anche frequentato, dando un'impennata dal punto di vista turistico proprio alla provincia Iblea. A questo fa il paio naturalmente l'aeroporto, sul quale tutti insieme dobbiamo lavorare, perché vive un momento di tensione naturalmente superabilissimo, perché lo stesso diventa quel punto di accesso dal mondo e da qui verso il mondo. Accessibilità che, come sapete bene, prima non esisteva, perché la provincia di Ragusa, e lo dicevamo con grandissimo orgoglio e continuiamo a rivendicarlo, è stata sempre considerata l'isola nell'isola, a ragione. Cacciamastato i babbe, in contrapposizione, seguendo il nostro dialetto, è esperte. Nell'accezione risperte c'è tutto quello che voi potete immaginare. Ecco, noi ci siamo un attimo preservati, questo ha fatto sì che qui crescesse e si sviluppasse un'economia sana, sanissima, ecco per cui è necessario che continuiamo con questo genere di attività, perché io sono sempre più convinto che l'economia del futuro è data dal turismo. E finché noi non entriamo in quest'ottica, e finché noi non intendiamo solo le istituzioni, noi di concerto con le associazioni di categoria, piuttosto che con le imprese, quelle un po' più lungimiranti, non riusciamo ad organizzarci da questo punto di vista, avremo perso una grandissima occasione, la stessa che avrebbe perso Comiso se non avesse accettato la proposta del comando provinciale dei carabinieri. Vi auguro una splendida giornata, grazie. Non posso fare altro che unirmi a chi mi ha preceduto sia nei ringraziamenti che nei saluti e dire che ancora una volta la Camera di Commercio sostiene, l'associazione sostiene questa bellissima rappresentazione di Ragusani nel mondo. Ho avuto il piacere di festeggiare il 25esimo insieme all'associazione che si è avuto proprio di recente e come iniziativa privata abbiamo anche avuto il piacere negli anni scorsi di ospitare la banda dei carabinieri, uno spettacolo d'eccezione, senz'altro. Quindi, malgrado le varie vicissitudini che in questo momento vive la Camera di Commercio, perché purtroppo non si può fare a meno di parlarne, siamo riusciti anche quest'anno a ritagliare una piccola somma da poter destinare a questa manifestazione che riconosciamo importantissima per tutto il territorio ragusano. Io vi ringrazio, porto anche i saluti del Presidente che oggi non è potuto essere con noi e ci vediamo sicuramente nelle prossime manifestazioni. Anch'io porgo il mio saluto a tutti gli intervenuti, agli organi di informazione, alle autorità qua presenti. Io intervengo soltanto per la mia parte di competenza che riguarda questo evento particolarmente significativo dell'arrivo, del ritorno della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri qui nella provincia di Ragusa. Segnalo con estrema soddisfazione l'impegno di tutte le componenti che si sono prodigate per fare in modo che questa idea iniziale prendesse corpo piano piano e diventasse ormai realtà, perché se la stiamo presentando ufficialmente significa che non c'è più nulla che possa interferire con il programma che ci siamo dati. È un bel segnale che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha voluto rivolgere alla provincia di Ragusa, consentendo l'esibizione di questi straordinari professionisti della musica che rappresentano l'Arma, ma anche inevitabilmente l'Italia, lo Stato, in tutto il mondo, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.
la nostra esibizione ragusana si inserisce in un cartello estremamente prestigioso di esibizioni in Russia, in Giappone, in Cina, e avere qui la possibilità qui di vedere all'opera dal vivo questi professionisti è un'opportunità straordinaria per tutti. Inoltre, come avevo già avuto modo di anticipare qualche tempo fa, la circostanza assume un valore anche estetico, perché la provincia di Ragusa, in questo caso Ragusa città, Comiso, ma anche altre frazioni, altre località del territorio, si prestano particolarmente a offrire a un'esibizione del genere scenari architettonici, artistici, naturali, paesaggistici di estremo valore. Quindi credo che non faticheremo a catalogare questo evento come unico, bellissimo, straordinario, avrà un ritorno di significato per tutta la provincia, ed è anche questo un modo per avvicinare l'arma alla popolazione, alle popolazioni che sono affidate, insomma, alle nostre cure. Tra l'altro, questo evento si inserisce in una serie di eventi ravvicinati particolarmente significativi per noi. Abbiamo festeggiato qualche giorno fa il 203° annuale della Fondazione, abbiamo risposto sul territorio con un'operazione di polizia giudiziaria particolarmente significativa qualche giorno fa di contrasto alla criminalità organizzata, e ci saranno altri eventi che in qualche modo interesseranno il territorio da qui a breve. Io ho completato, ringrazio gli organizzatori, ringrazio le autorità e i sindaci del comune di Ragusa e del comune di Comiso, che si sono veramente dimostrati entusiasti quando abbiamo cominciato a parlare di questo progetto, e tutti coloro, come dicevo prima, che si sono prodigati anche dal punto di vista economico per fare in modo che l'idea prendesse concretamente forma. Grazie.